anno fa, il 28 luglio del 2014, noi eravamo ancora in riunione per avviare i lavori della Commissione. Un anno dopo siamo qui a consegnare la dichiarazione dei diritti di Internet, che è il frutto di questo anno di lavoro. Crescono le opportunità, ma crescono anche le voglie di mettere le mani su Internet, per ragioni di sicurezza e per ragioni di mercato. E allora avere dei principi che rispecchino invece il nucleo originario di Internet, il nucleo accresciuto, aumentato, oggi mi sembra più importante, più utile e più urgente che in passato. Io so che ancora oggi in rete ci sono resistenze di due tipi. La rete Internet non ha bisogno di regole, anzi le regole rischiano di mortificarne la libertà, ma questo ormai è un discorso che tutto sommato è stato smentito dai fatti. Siamo pieni di regole riguardanti Internet. Bisogna riequilibrare, questa è l'ambizione. Quando si parla di dichiarazione dei diritti si è nel solco del grande costituzionalismo. Due sono le cose che non hanno precedenti. Il fatto che un atto di natura parlamentare si sottoponesse alla consultazione pubblica è il fatto che è la prima volta che un Parlamento produce una carta di portata internazionale e di spirito costituzionale. Avere deciso di sottoporre non solo a una consultazione in rete, ma anche ad audizioni parlamentari classiche, questo testo mi pare un altro segno di misura e di consapevolezza che quello è un testo perfettibile. Siamo entrati in una seconda fase adesso, la Commissione Internet esce e va nelle scuole. Il professor Rodotà terrà con me in questa esperienza a Roma di coinvolgimento dei giovani rispetto alla Carta dei diritti e dei doveri di Internet, e gli do volentieri la parola. Vengo molto volentieri perché le scuole sono nuove, io ci vado regolarmente. So. Di solito sono molto attivi questi ragazzi. E in qualche caso anche molto determinati nel sostenere i loro punti di vista, e questo lo voglio dire perché questo significa che dietro ci sono dei professori interessati. E poi l'ultima domanda: se esiste una dichiarazione universale dei diritti in Internet, come per esempio esiste una dichiarazione universale dei diritti umani. Questa carta che è nelle vostre mani adesso ha suscitato particolare interesse, almeno per quello che ne so io, certamente in Francia, Spagna, in Germania. Ciò che è importante, al di là del fatto che ci sono delle norme, degli articoli, è la consapevolezza che si sta parlando della vita delle persone. Si trasmette da una scuola all'altra, perché poi mi telefonano e mi dicono: ah, sappiamo che sei stato lì, allora devi venire anche da noi.